vediamo l'energia potenziale elettrostatica di una distribuzione di più cariche puntiformi. Qui ho immaginato un caso particolare con tre cariche disposte a triangolo, magari anche triangolo equilatero, ma più in generale possiamo immaginare una distribuzione di forma geometrica qualsiasi e non solo con due o tre cariche, ma anche di più. Quindi una qualsiasi configurazione di n cariche puntiformi. Questo sistema di cariche puntiformi ha una energia potenziale elettrostatica accumulata, che si calcola con questa formula, di cui dopo spieghiamo il senso fisico. Per adesso vediamo semplicemente la formula. Basta prendere tutte le possibili combinazioni, in questo caso sono tre cariche sole, quindi abbiamo tre possibili accoppiamenti, quindi la carica 1 con la 2, la 1 con la 3 e la 2 con la 3. E basta quindi sommare questi tre termini che rappresentano l'energia potenziale elettrostatica della prima coppia di cariche Q1, Q2 oppure della coppia Q1, Q3, Q3 e della coppia Q2, Q3. Queste sono le distanze R12, R13, R23 e rispettivamente R12 è la distanza fra le cariche Q1, Q2, R13 fra la 1 e la 3 e così via. La formula generale si può scrivere come metà della sommatoria per I diverso da J del prodotto delle cariche QI e QJ per la costante K0 diviso la distanza fra la carica I e la carica J. Il motivo per cui bisogna dividere per 2 è che altrimenti ciascuno di questi termini sarebbe contato due volte. Per esempio il primo termine apparirebbe come K0 Q1 Q2 diviso R12 più K0 Q2 Q1 diviso R21, per non contare due volte lo stesso termine d'accoppiamento tra le stesse due cariche, per esempio la 1 e la 2, allora bisogna dividere per 2. E la stessa cosa con gli altri accoppiamenti. Ora che abbiamo visto in modo formale qual è la formula, come si calcola e il significato dei vari simboli, vediamo di capire qual è il significato intuitivo di questa energia potenziale elettrostatica accumulata nel sistema di n cariche puntiformi. Il concetto di base è questo: l'energia potenziale elettrostatica accumulata nel sistema è il lavoro che bisogna fare dall'esterno per costruire questa distribuzione di cariche, questa configurazione, a partire da una situazione in cui le n cariche stanno tutte a distanza infinita tra loro. Vediamo che cosa significa in questo caso particolare di tre cariche disposte a triangolo. Immaginiamo le tre cariche inizialmente a distanza infinita l'una dall'altra. Cominciamo portando la prima carica in questa posizione, quindi immaginiamo che dall'infinito noi portiamo la carica qui. Non facciamo nessun lavoro per poterla portare qua, in quanto in questa zona di spazio non ci sono altre cariche e quindi non dobbiamo vincere nessuna forza elettrostatica che potrebbe respingere o attirare la carica Q1. Ora, per semplicità, immaginiamo che queste tre cariche siano tutte e tre positive e che adesso, dopo aver messo la carica Q1, dobbiamo mettere un'altra carica Q2, quindi la prendiamo dall'infinito e la dobbiamo portare fino a qui, ma mentre noi la avviciniamo le viene respinta dalla carica Q1. Quindi noi dobbiamo vincere una forza elettrostatica repulsiva. Dobbiamo quindi spendere energia, dobbiamo appunto portare la carica Q2 vicina alla Q1 contro la sua volontà. Infatti la carica Q2 e la carica Q1 si respingono essendo dello stesso segno. Questa energia che noi impieghiamo, dobbiamo impiegare dall'esterno, non va persa, per il principio di conservazione dell'energia, viene invece accumulata dal sistema delle due cariche e sarà resa nuovamente disponibile, per esempio nel caso in cui noi lasciassimo libera la carica Q2, sarebbe respinta dalla carica Q1 e tornerebbe all'infinito. In quel momento, anzi in quel processo, la distribuzione delle due cariche Q1 e Q2 restituirebbe quell'energia che aveva accumulato. Dunque, fino adesso l'energia accumulata dal sistema delle due cariche è data da questo primo termine, è l'energia potenziale elettrostatica di un sistema di due cariche puntiformi che si trovano a distanza R12. Adesso aggiungiamo la terza carica, la prendiamo dall'infinito e la portiamo in questa posizione qua. Immaginiamo sia positiva anche lei e quindi dobbiamo vincere la repulsione sia della Q1 che della Q2, perché entrambe queste cariche respingono la Q3. E il lavoro che noi dobbiamo compiere
per portare la Q3 in questa posizione contro la sua volontà, non va perso, ma rimane accumulato nella distribuzione, nel sistema di queste tre cariche. Siccome durante l'avvicinamento la Q3 è respinta dalla Q1, ma anche è respinta dalla Q2, allora si aggiungono questi altri due termini che appunto rappresentano l'energia che viene accumulata dal sistema delle due cariche Q1 Q3 e anche l'energia che viene accumulata dal sistema Q2 Q3. Dunque, riassumendo, questo primo termine rappresenta l'energia che noi spendiamo dall'esterno quando portiamo la Q2 a distanza R1-2 dalla Q1. Q1 che ricordiamo non ha richiesto nessun lavoro dall'esterno per essere piazzata in quanto era la prima carica che mettevamo e non ce n'erano altre già presenti. Quando poi andiamo a piazzare dall'infinito anche la carica Q3, dobbiamo vincere la ripulsione di Q1 e di Q2 e quindi abbiamo questi altri due termini che rappresentano appunto l'energia che noi dobbiamo spendere dall'esterno per portare la Q3 a distanza R1-3 dalla Q1, quindi questa distanza, e anche per portarla a distanza R2-3 dalla Q2, cioè quest'altra distanza. Se avessimo una quarta carica, per esempio sempre positiva, da piazzare in un punto qua da qualche parte in questa zona, per esempio in questo punto, dovremmo aggiungere altri tre termini perché l'avvicinamento della carica Q4 richiede una spesa di energia per vincere la ripulsione che la carica Q4 riceve dalla Q1, dalla Q2 e dalla Q3. Quindi avremmo altri tre termini che rappresentano gli accoppiamenti Q1-Q4, Q2-Q4, Q3-Q4.